Grazie Marco. Dicevo una cosa poco fa a Davide. E questo libro, secondo me, quando lo leggerete, se avete veramente di leggerlo con una certa serenità, è un libro che secondo me è stato scritto a quattro mani. Due sono le sue e due sono quelle di suo padre. E poi ci ho collegato una cosa, perché io l'ho letto invece a quattro occhi, ma non perché l'ho letto con gli occhiali, l'ho letto anche con gli occhi di mio padre, che era un grandissimo tifoso, seguiva Marco Pantani in tutte le sue avventure, da pensionato riusciva a guardarsi tutte le tappe, tutti i servizi, tutto quello che c'era, e quindi non so, è uno strano collegamento, tuo padre, mio padre, io e te qui, quindi ci trovo un collegamento un po' particolare, però è una cosa che mi è piaciuta molto e che volevo raccontarvi. Allora, Marco Pantani credo che lo conosciamo tutti, è sicuramente un signore che è andato in bicicletta cambiando anche, secondo me, lo stile dell'andare in bicicletta, giusto per parlare chi era da un punto di vista ciclistico, è diventato professionista nel 94, correggimi se sbaglio delle date. Correndo professionista l'anno prima. Ah, 93, sì. Però okay. 94 è stato l'anno in cui esplosione. Esatto. 95 vince tre tappe, una al Swiss e due al Tour de France. Però la cosa che secondo me sfugge a molti è il fatto che Marco Pantani arriva terzo a un campionato del mondo di ciclismo. E non molti se lo ricordano. Perché è stato quel mondiale che è stato fatto in Colombia, e dietro a due mostri sacri, che erano, uno era Olano e l'altro era Indurain, e è stata una sorpresa, credo. No, era sicuramente tra i favoriti, però insomma è stato bello vederlo lì a combattere, vederlo lì una volta ancora, dopo aver fatto il podio del Giro nel 94. Di fianco a Miguel Berzin, è stato bello anche lì a Duitama in Colombia, in una trasferta non semplicissima, perché in una delle prime uscite partirono un paio di sventagliate di mitra che provenivano, non so, da parte di chi, per cui si buttarono quasi tutti nel fosso, e a una seconda uscita qualche sventagliata capitò anche a noi, per fortuna siamo ancora qui a raccontarlo. E però alla fine di quella spedizione, insomma, Marco fece un numero dei suoi, e Olano arrivò al traguardo vincendo il mondiale con la ruota bucata. Però insomma è stato un bellissimo momento per me. Infatti lo è veramente. Poi arriva il 97, inizia l'era Mercatone 1, l'era in cui lui ha iniziato effettivamente a diventare un bel personaggio nell'ambito del Tour de France, in modo particolare. Anche perché poi in mezzo, nel libro poi lo raccontiamo, c'è stata una cosa terribile, che è stato l'incidente nel quale Marco è stato investito alla Milano-Torino del Torino del 95, e la gamba è andata in pezzi. E per cui non solo c'era la paura che la sua carriera di atleta finisse lì, ma c'era anche il timore che con la gamba combinata in quel modo, e addirittura c'era un fissatore esterno per tenergli insieme i pezzi della tibia, c'era anche il timore che quel ragazzo insomma avrebbe fatto fatica anche solo a camminare. E Marco non solo è tornato a camminare, ma è tornato a vincere, e ci ha regalato un 1998 strepitoso, nel quale ha conquistato prima il Giro d'Italia e poi il Tour de France. Poi, a proposito di quel tour, insomma, nel libro poi ci sono diversi retroscena, poi se volete magari ne spoileriamo qualcuno. Mi scuso per la voce, ma purtroppo andare in giro per Milano con queste temperature con la moto non è un gran tocca sana, però insomma farò il possibile per arrivare alla fine, insomma, cercare di rendermi comprensibile per quanto posso. Il 97 è l'anno in cui Marco effettivamente emerge in una tappa incredibile che arriva alla Duez. Lo fa con una bicicletta che abbiamo qui di fianco a noi. La cosa che mi stupisce sempre quando vedo questa bicicletta sono il pacco Pignoni dietro. Cioè, pensare di fare la Duez con quel pacco Pignoni
e fa un certo che, e quindi per spingerli effettivamente bisognava avere veramente una gran gamba e un gran fisico. Beh, ma era in una delle scalate al Tour de France, e nel libro lo ricordo, soprattutto quando tu mi dici è scritto a quattro mani pensando al mio papà. Beh, insomma, io tutto quello che so e che ho imparato l'ho imparato perché è un mostro sacro di questo mestiere, questo mestieraccio che è il giornalismo, che è il giornalista e il raccontatore di storie, il telecronista, insomma, ha deciso di riversare tutta la sua passione, tutto quello che sapeva, insomma, nella persona che al mondo gli stava più vicino, che ero io. E per cui tutto quello che so fare l'ho imparato da lui. Però, proprio ripensando all'Alpe d'Huez, di due anni prima, nel 95, sia papà che commentava quella tappa per la RAI, io la commentavo a due metri da lui per Telemonte Carlo, in quell'occasione lui rimase assolutamente stupito per quello che Marco riusciva a fare. Ma di fianco a lui c'era un certo Alfredo Martini, che per chi ama il ciclismo è, come dire, il nonno di tutti noi e come dire, il grande saggio del ciclismo, è stato il CT della nostra nazionale per tantissimi anni. Vero. Ha portato in maglia iridata gente come Moser, Saronni, Argentin, Buglio, Fondriest, insomma, era il grande saggio del nostro ciclismo. Aveva corso in bicicletta nei suoi anni d'oro con Fausto Coppi e ha visto tutto il ciclismo dall'epoca di Coppi, Bartali e Magni finché insomma il signore ce l'ha lasciato qua. È vero. E nella tappa dell'Alpe d'Huez, nel giorno della prima sfuriata di Marco, che partì subito all'inizio di quella salita, ecco, un grande come Alfredo Martini disse: io non ho mai visto nessuno andare in salita forte come questo ragazzo. E ai tempi non è ancora il grande Pantani, era un giovane che si affacciava alla ribalta del grande ciclismo internazionale, ma con un coraggio, una voglia di rischiare e una capacità di sfidare la forza di gravità come nessuno aveva mai fatto. Per cui anche mio papà, insomma, di ciclisti e di ciclismo ne aveva visto tanto, anche lui dai tempi di Bartali e Coppi. Ma sentire Alfredo Martini, che era uno molto misurato, non era uno che regalasse iperboli o superlativi, era uno molto misurato, però sentirgli dire con quella sicurezza e con quel trasporto: io non ho mai visto nessuno andare forte in salita come questo ragazzo, ci dà la testimonianza di quanto straordinario sia stato Pantani, di quanto incredibili siano state quelle sue fughe, quelle fughe all'arrembaggio in salita, e ricordiamo, lasciandosi dietro fior di corridori, perché per staccare Indurain, per staccare Ulrich, insomma, dovevi andare veramente, veramente forte. E quanto siamo stati fortunati noi, in primo luogo a conoscerlo, e per chi come me o papà poter condividere con lui un'amicizia e poter raccontare le sue storie, le sue vittorie e la sua vita. Io ho avuto l'onore di raccontare la sua prima vittoria, quando il Giro d'Italia era nostro, lo commentavo io, in quel 1994, quando si lanciò all'inizio in discesa a 90 all'ora, facendoci tremare tutti per quella posizione che aveva assunto nel libro, insomma, un po' ho cercato di descriverla, ma insomma ci fece veramente venire i brividi, perché si era messo praticamente col sedere a gravitare a pochi centimetri dalla ruota posteriore, tutto proteso in avanti per schiacciarsi sulla bici, però in quella posizione bastava veramente un sassolino perché saltasse per aria. È vero. E nel libro racconto un po', il libro comincia proprio con quella giornata, esatto. Con quella giornata, con io che butto via le cuffie dopo che aveva fatto una cosa straordinaria, vado ad abbracciarlo perché mi aveva promesso, che non era ancora, come dicevo prima, il grande Pantani, era un ragazzino che provava a ritagliarsi un suo spazio. Per cui a inizio giro mi aveva promesso: sai, il mio capitano è Chiappucci, ma se mi lasciano un giorno di libertà, vedrai che ti regalerò a tutti, insomma, una giornata divertente. E così è stato. Per cui proprio il libro comincia con io che getto la cuffia, con la voglia di andare ad abbracciarlo e in parte anche rimproverarlo per quella roba che aveva fatto di schifosissimo.
E lui alla fine di quella giornata mi diede il trombone, mi diceva, va bene, trombone, ok, non lo faccio più, te lo prometto, forse, ma intanto ti prometto che magari già da domani, se mi lasciano un'altra giornata di libertà, vi farò divertire. E anche il giorno dopo ci ha fatto divertire, e non poco, perché andò in fuga, ne combinò di tutti i colori, dimostrò anche grande intelligenza, perché a un certo punto, quando si trovò da solo, decise di far rientrare Cacaito Rodriguez e Indurain per spartire con loro la salita, il tratto di strada tra le due salite, salvo poi prendere, immolarsi, andare via e vincere sull'ultima ascesa di giornata al Valico di Santa Cristina, per poi arrivare e da quel momento la gente si innamorò di questo ragazzino romagnolo che però sfidava la fatica, le montagne e gli avversari come da tanto tempo non avevamo più visto. Per cui in due giorni veramente conquistò il pubblico di quel Giro d'Italia, dimostrò di poter far vacillare un gigante come Miguel Indurain, e di fianco a Miguel Indurain, come dicevamo prima, divise il podio di quel Giro d'Italia, con Indurain che da grande favorito di quella corsa si trovò invece al terzo posto dietro a Berzin, che era un russo di talento immenso che vinse quel giro, Pantani, che sarebbe già stato contento di vincere una tappa, invece ne vinse due e finì al secondo posto, e poi il grande Miguel, che con la sua presenza rendeva ancora più grande l'impresa e le avventure di questi due ragazzini, che poi dimostrarono quei fatti anche negli anni a venire, insomma, di che pasta fossero fatti. E scusami, prego, se ti interrompo, in quel giro, come dire, è nata, ma in realtà si è cementata un po' l'amicizia tra un giovane scalatore e un allora giovane telecronista, che però, come ricordavo anche ieri, eravamo il corridore e il telecronista per tutto l'arco della gara. Quando la gara finiva, io appoggiavo il microfono, lui appoggiava la bicicletta o la consegnava al meccanico, e da quel momento eravamo semplicemente Davide e Marco. Bellissimo. E questo è sempre rimasto così, anche quando va bene, io ero sempre uno dei telecronisti, un giornalista del ciclismo, ma nel frattempo lui era diventato il più grande corridore al mondo. Siamo sempre rimasti anche in quei momenti Davide e Marco, e per me e per lui non è mai cambiato niente, né quando era qui né quando era in cima al mondo. Bellissimo. E questo era era la bellezza della sua persona, la bellezza del suo carattere. Lui tendeva a privilegiare quello che le persone si possono scambiare, facendo della lealtà, dell'umanità e dell'amicizia con la maiuscola veramente una, come dire, delle chiavi di lettura e interpretative della vita. Bellissimo. E questo è stato il bello, ed è per questo che molte persone che lo hanno conosciuto gli hanno voluto così bene e se lo portano ancora nel cuore, perché era veramente un ragazzo ed un amico straordinario. Vero, condivido perfettamente. Giusto per far capire comunque qual era la grandezza di Marco, la Duet ha tre record, primo, secondo e terzo, e sono tutti di Marco. E questo fa capire, il quarto è un signore al quale gli hanno anche tolto il tempo, che si chiama Lance Armstrong, che poi all'interno del libro le definizioni che Davide dà sono straordinarie. Di Armstrong? Sì. Ma cosa dico? No, perché mi sono trattenuto. No, a un certo punto lo racconta come il più grande imbroglione della storia, ma non del ciclismo, dello sport. Sì. Perché effettivamente è così. Ho il brutto vizio a volte di dire la verità. È un pregio. Poi nel libro, oltre a dire tutto questo, e a dire insomma che questo signore, non lo dico io, alla fine l'ha confessato lui, certo, non perché lo volesse confessare, ma perché era costretto, perché o lo confessava a una giornalista televisiva come ha scelto, o avrebbe dovuto confessarlo e probabilmente sarebbe stato ancora peggio nell'aula di un tribunale, per cui ha scelto quella via.
però fin dal primo giorno dentro di me ho avuto la sensazione che non avesse raccontato tutto. E dalle prove che abbiamo, da quello che abbiamo visto, da tante testimonianze, il dubbio che il doping più potente non fosse l'arsenale chimico che si sparasse nelle vene, ma magari qualche trucchetto che poteva esserci nella sua bicicletta, tra virgolette, un motorino, ecco, quel sospetto, quel dubbio è sempre più grande. Non vi dico altro, perché poi nel libro si racconta. Questa affermazione è circostanziata, e poi per chi ha voglia, curiosità, ci sono anche delle indicazioni per andare a comprendere meglio il perché di quel dubbio che poi nel corso degli anni e andando a rivedere, riguardare certe cose, si è fatto sempre più consistente. Poi, che sia il più grande imbroglione dello sport, sì, posso dirlo io, ma è la storia che lo ha raccontato. Ed è veramente un peccato, perché quello che lui ha fatto fino a un certo momento è stato veramente bello. E lo dico col massimo rispetto per la sua vicenda umana e per il percorso che lui ha fatto a un certo punto della sua vita, quando si è trovato ad avere a che fare con un avversario che si chiamava Tumore, e grazie alla bravura dei medici, al suo DNA che è assolutamente di texano o d'acciaio in tutti i sensi, e grazie al suo carattere è riuscito a superare. Per cui massimo rispetto per la vicenda umana, per quello che ha fatto e per l'esempio che ha rappresentato per tutte le persone che purtroppo sono incappate in un problema come il suo, traendone però la speranza di poterlo superare. Ecco, tutto quello che è avvenuto dopo veramente mi dà veramente una brutta sensazione, anche perché da giornalista poi io sono stato costretto a raccontarle tutte quelle vittorie, e se tu sei un professionista serio devi raccontare la realtà fino a prova contraria. È logico che magari il primo tour, io sono convinto che se quel tour Marco del 99 l'avesse corso, avremmo raccontato un'altra storia, perché il Marco del Giro d'Italia, il Marco su quelle salite, penso sarebbe stato imbattibile anche per il Robocop americano. Dal 2000 in avanti non lo sappiamo, ma io sono convintissimo che Marco quel tour lo avrebbe vinto. Però anche un bel duello tra lui e Armstrong, con Armstrong che ritorna dopo la malattia, era una bellissima storia di vita e di sport. Purtroppo tutto quello che abbiamo visto dopo, e anche l'arroganza che l'americano ha messo sia sulla strada, sia con i suoi compagni, sia con i suoi avversari, è stato veramente qualcosa di disgustoso. L'altra cosa che mi ferisce molto è che mentre il ciclismo italiano, parte del giornalismo italiano, parte della giustizia italiana ufficiale e sportiva crocifiggevano Marco Pantani, veniva invece santificato l'americano che, oltre a spararsi nelle vene ogni sorta di propellente chimico, ha anche goduto di protezioni evidenti. Sì, decisamente. Andiamo al libro. Sì. Allora, il libro inizia in un momento abbastanza particolare, con una Gazzetta dello Sport aperta sopra un tavolo, con un signore che ti guarda da lontano e che ti dice penso che lei abbia ragione, quell'avvocato. E questo libro è nato in quel preciso momento, e tu lo racconti all'interno del libro. Sì, diciamo che il libro parte con un prologo, sì, che sono quelle due tappe che Marco vince, e l'intento del libro è naturalmente portare ognuno di voi, ogni lettore che avrà voglia di immergersi in quelle pagine a bordo strada. Tanto è vero, racconto un piccolo retroscena. All'inizio tutte le vittorie di Marco, quelle più importanti, le avevo scritte come se fossi qui adesso e le ricordassi, quindi erano scritte al passato. Poi a un certo punto, un giorno, mi sono immerso e ne ho scritta una al presente, e mi sono accorto che scrivendola al presente dava, quando io la rileggevo, la sensazione proprio di essere lì. Allora le ho riscritte tutte al presente affinché, insomma,
possa nascere in ogni lettore quella stessa sensazione, quella stessa suggestione, cioè di vivere in quel momento quelle avventure come se stessero accadendo man mano che le righe e le parole scorrono sotto gli occhi, arricchendole anche di piccoli particolari, di cose che ho visto, perché poi quando Marco passava, arrivava, io quella bicicletta la vedevo passare con lui sopra da qui a lì, perché o ero in telecronaca, per cui ero lì e lo vedevo passare lì, o ero sulla linea d'arrivo e la nostra distanza era questa. E poi ad ogni occasione ci si vedeva, ci si guardava negli occhi, ci si abbracciava e si raccontava qualcosa. Per cui quelle parole che per me in quel momento erano molto preziose, mi portavano a scoprire particolari intimi suoi e di gara che nessuno poteva conoscere, ecco, penso che siano un piccolo valore aggiunto dentro queste pagine. Poi invece, per tornare a quello che mi hai detto tu, cioè il motivo per cui è nato questo libro, è che un giorno, subito dopo, insomma, eravamo tra un lockdown e l'altro, in una Milano un po' strana, particolare, insomma, quella realtà lì l'abbiamo vissuta tutti, poi noi cerchiamo poi magari di dimenticarla, di archiviarla, di metterla lì, però tutti quanti abbiamo vissuto la stranezza di quei momenti, di quelle città mezze ferme. Poi ad esempio io sul Naviglio in tanti anni non ho mai visto arrivare i cigni, mai visti sul Naviglio, i gabbiani. Sì, c'erano i cigni, i gabbiani, cioè, ed è anche la sensazione di come la natura poi prendesse il sovravvento sull'uomo nel momento in cui l'uomo magari si scostava un attimo. Però era una giornata particolare perché avevo in mano la Gazzetta che parlava della soluzione di Schwarzer. Schwarzer era il marciatore che aveva pagato una prima squalifica per doping, e poi lui l'aveva ammesso, a distanza di tempo, dopo aver scontato la sua pena, voleva ritornare a gareggiare. Sandro Donati, che da sempre è stato un grandissimo preparatore e che da sempre è stato un paladino della lotta all'antidoping, gli aveva dato fiducia, lo aveva allenato ed era stato un po' il suo garante. Beh, la faccio breve, viene fuori una seconda positività. Lui, mentre la prima volta aveva confessato, aveva ammesso le sue colpe, questa volta non ci sta. Dice: io sono assolutamente pulito. Lottano, combattono, si fanno assistere da un bravo avvocato, Donati dal punto di vista scientifico cerca di sostenere, coadiuvato da altri medici, biologi, le ragioni di Schwarzer. Alla fine un giudice di Bolzano decreta che Schwarzer è innocente e che le sue provette sono state manipolate. Da un lato avevo la soddisfazione di vedere un giudice che aveva il coraggio di emettere una sentenza di questo genere, di mettersi contro istituzioni potentissime come la Federazione Internazionale di Atletica e non solo quella, di mettersi in rotta di collisione con una certa stampa che nel frattempo aveva vivisezionato questo ragazzo, ma soprattutto il pensiero andava a Marco, che in una situazione molto più semplice dal punto di vista scientifico questa fortuna non l'aveva avuta. E pensando a Schwarzer e pensando a Marco, insomma, mi saliva molto forte la rabbia. E in quel giorno mi sono seduto a un bar per far colazione e mi ho detto: va bene, aspetto, voglio leggere con calma l'articolo, perché mi ero fermato al titolo che era Schwarzer innocente. Per cui ho detto: mi siedo, e mi sono trovato un signore di fronte a me, molto distinto, elegante, che anche lui stava leggendo il suo giornale, e subito mi ha detto: signor De Zan, le posso dire una cosa? E ha iniziato con un discorso come se leggesse i miei pensieri. Dice: ho visto quello che fa, sta pensando quello che penso io, e nel suo discorso mi esortava a continuare a difendere Marco Pantani, a non fermarmi, ad andare a fondo. Poi forse nel ricordare quelle parole, insomma, le ho messe giù in un modo, insomma, cercando di ricollegare quel discorso che mi fece, che era molto bello, però era un discorso di un uomo che evidentemente aveva nel cuore Pantani, aveva visto magari qualche servizio, probabilmente, insomma, qualcosa che avevo fatto, e probabilmente lui vedeva nelle cose che avevo raccontato
una luce di verità. E per cui mi dicevano, non si fermi a quella luce, ne accendo un'altra e un'altra ancora, perché anche da una piccola crepa, da un muro, quella luce può filtrare e può essere un faro per tante altre persone. E quindi, poi devo dire un'altra cosa, che quella persona, tornando a quello che dicevi tu all'inizio, nella sua eleganza, i capelli bianchi pettinati indietro, gli occhiali dorati, i gemelli, un po' mi ricordava anche mio papà. E per cui ho fatto 2 + 2 + 2 e sono tornato a casa e ho cominciato a scrivere le prime pagine di questo libro. In quel momento è partito? In quel momento è nato il libro, sì. A un certo punto, qui non vedo ragazzini giovani, però lui dice una cosa. Se un ragazzino ti chiedesse chi era Marco Pantani, tu gli dici una cosa, secondo me bellissima. Guardati. Quando gli dici guarda la tappa della duetta. Perché effettivamente adesso noi nei nostri ricordi o per il servizio di l'Alpe d'Huez o le Desalpes. Pardon, le Desalpes. Io l'ho scritto, non me lo ricordo più. No, perché no, poi accade una cosa strana che mi raccontava un mio amico che il libro tu veramente lo senti tuo finché sei lì, lo devi finire, lo devi ultimare, poi io sono un po' rompipalle, non finirei mai di cesellare, sistemare, poi c'è un momento in cui lo devi consegnare al tuo autore, però veramente da quel momento io ho la sensazione che il libro poi cessi di essere mio e diventa vostro. Per cui tante cose proprio, cioè, no, ci butti l'anima, sì. E poi alla fine veramente lo conosco meglio quelli che l'hanno letto che non chi l'ha scritto. Però in effetti, cioè, l'Alpe d'Huez è stata strepitosa tutte e due le volte, sì. E nella seconda volta poi c'è stato qualcosa di straordinario, perché sempre tornando al grande cuore di Marco, quando poi lui rivinse sull'Alpe d'Huez, dedicò quella vittoria a Fabio Casartelli. Fabio Casartelli che perse la vita in una discesa del Tour de France, e lui più che pensare a se stesso, perché poi nel 97 era una vittoria importante, perché Marco tornava a vincere dopo essersi frantumato una gamba. Per cui era una vittoria che valeva 10. E in quel momento, anziché pensare a se stesso, lui dice: questa vittoria io la voglio dedicare a Casartelli. E questo mi fa capire la profondità dell'animo di questo ragazzo, perché lui dice: io una possibilità per tornare a correre, per quanto difficile fosse, l'ho avuta. E Fabio invece no. Per cui le due vittorie all'Alpe d'Huez, i record sono state immense. Le Desalpes con una fuga di 50 km partendo sul Galibier, in una giornata dove faceva freddo, sembrava di essere veramente tornato, non so, una tappa del Giro, ma veramente quelle storiche, un freddo cane, una pioggia terribile, lui che addirittura quando è partito la telecamera scandagliava, perché quasi quasi c'era proprio una cascata d'acqua che lui cercava di aprire con la sua pela, anzi no, non si tolse, fu anche una volta che non si tolse la bandana, perché era talmente, si vede che a un certo punto lui ha sentito, e questa è una cosa che racconto non qui ma in un altro libro, quando gli dico: ma cosa ti salta in mente, cioè qual è la molla che ti scatta quando, e mi fa: è più forte di me, io sento un'energia dentro di me e in quel momento io so che devo scattare. E di solito gli capitava appena la strada saliva. Un'altra cosa che mi ha colpito molto quando ho letto il libro, e che l'ho anticipato a Davide poco fa, è che stranamente, per uno strano scherzo del destino, la parola campione è una parola che rimbalza all'interno del libro, l'ho trovato in varie pagine. Guarda caso c'è il campione di ciclismo, c'è il Monte Campione, e la cosa incredibile è che si conclude con un campione di sangue, ed è uno strano rimbalzare che c'è all'interno del libro, però effettivamente poi credo ti sia fatto anche una cultura
anche di carattere medico, perché poi alla fine quando ti sei trovato con Locatelli, credo che sia stato simpatico il fatto di fargli delle domande. Sì, però ad esempio Locatelli è il direttore del laboratorio del San Raffaele, un laboratorio che farà svariati milioni di test all'anno. Lui è biologo, è il direttore del laboratorio, è tossicologo. Ma la cosa, perché io andai ai tempi, quando cominciai a capire che a Campiglio qualcosa non tornava, perché alcune testimonianze che non erano mai emerse in quegli anni mi dicevano: guarda che Marco poche ore prima di quel controllo aveva 48 di ematocrito. Cominciò a dirmelo una persona, poi se ne aggiunse un'altra e se ne aggiunse un'altra ancora. Quindi tre persone avevano visto coi loro occhi alle 9:30 di sera Pantani che si controllava da solo il sangue. Lo facevano tutti i corridori in quel giro d'Italia, anche perché c'erano stati diversi problemi, molti avevano paura che alcune cose potessero non andare nel verso giusto, e comunque era un'autotutela che quasi tutti facevano. E Marco, con questa macchinetta, aveva un sistema molto semplice per rilevare l'ematocrito, si misura da solo l'ematocrito, e il valore che lui aveva era di 48,2-48,3. Questa è la testimonianza che emerge da tre persone: il suo medico, il suo fisioterapista e il suo massaggiatore, che era con lui quando Marco fece il primo controllo. Per cui che un 48 diventi a distanza di poche ore un 53 è qualcosa di fisiologicamente impossibile, vogliamo dire molto improbabile, a meno che uno non abbia delle patologie, ma o che succeda qualcosa di particolare o che si disidrati, ma insomma un corridore che sta vincendo il Giro d'Italia si suppone che sia in buona salute. Poi problemi che potessero provocare una disidratazione non ne aveva avuti, no. Semplicemente è andato a letto con un 48 e si è svegliato con un 53. Poi ci sono mille altri parametri, non voglio tediarvi con cose tecniche, e altre testimonianze che facevano capire che quel giorno a Madonna di Campiglio qualcosa di strano era accaduto. Ma quando incontrai la prima volta Locatelli, l'approccio con lui fu molto particolare, e io scelsi lui perché, oltre ad essere dal punto di vista scientifico un punto di riferimento per tutti, perché era il direttore di un laboratorio importantissimo, era anche stato uno dei commissari che andavano per la federazione ciclistica a effettuare i controlli del sangue, per cui non solo era un medico di grande esperienza, ma era anche uno di quelli che faceva i controlli antidoping, per cui sommava in sé tutte le prerogative per essere assolutamente autorevole e naturalmente al di sopra delle parti. Ma al primo approccio lui mi disse: signor De Zanne, io la seguo, la stimo, la vedo da tanti anni, ho grande rispetto in lei, ma di che cosa vogliamo parlare? Vuol parlare di quel di Pantani? Io dissi: guardi, io sono venuto da lei proprio perché la stima è reciproca. Io adesso le dirò alcune cose e le farò vedere alcuni dati scientifici, numeri. Se alla fine della nostra chiacchierata lei è ancora della stessa opinione, ma di che cosa vogliamo parlare, io riprendo i miei documenti e vado via e la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Se invece lei pensa, se invece lei valuterà, dopo quello che le ho fatto vedere, che ci possa essere qualcosa di strano, magari lo approfondiamo insieme, mi faccia vedere, gli spiego una prima cosa, una seconda, una terza, gli faccio vedere alcuni numeri, e proprio mi ricordo che lui si adagiò alla sedia, mi guardò negli occhi e mi disse: ha ragione lei, quel giorno è successo qualcosa. E da quel momento siamo andati avanti, e la sua testimonianza, la sua lettura di quei numeri, che come vi dicevo erano molto più semplici da decretare rispetto alla situazione di Schwarzer, che dal punto di vista scientifico era 100.000 volte più complessa rispetto a quella di Marco. La sua testimonianza, assieme ad altre cose che hanno trovato i carabinieri, assieme ad altre testimonianze che la procura di Forlì
ha voluto acquisire, è stata aperta un'indagine proprio per indagare sui fatti di Madonna di Campiglio. E a seguito poi di quell'indagine, recentemente poi anche la Commissione parlamentare antimafia ha aperto una sua indagine, sia sui fatti di Madonna di Campiglio, sia sui fatti relativi alla morte di Marco nella Residence Le Rose di Rimini nel 2004. Bene, in entrambi i casi anche la Commissione antimafia ha detto ci sono troppe cose che non tornano. L'ipotesi che sul sangue di Marco possa essere stata effettuata una deplasmazione emerge sia nelle conclusioni della Procura di Forlì sia nelle conclusioni della Commissione antimafia. Purtroppo il reato contestato è frode sportiva, che purtroppo è prescritto. Per cui anche se quel sangue è stato manipolato, nessuno mai pagherà per quello che eventualmente è stato fatto quel giorno. Io, così come la Procura e così come la Commissione antimafia, ho la ferma convinzione che il sangue di Marco, così come quello di Schwarzer, sia stato manipolato. Nel libro troverete tantissime dettagli, notizie. Sì, vero. E sono molto contento, perché poi insomma, lo dicevo anche ieri sera, spesso i giornalisti, come tanti altri professionisti, commettono degli errori, non siamo, fanno anche dei danni a volte. Ecco, però riuscire a capire che probabilmente un'indagine giornalistica, dei servizi, possano aver, come dire, dapprima instillato il dubbio e poi aver scosso un po' di coscienze, e poi magari aver dato alle persone, alla gente, la consapevolezza di come questo ragazzo a Campiglio fosse stato fregato in una maniera veramente ignobile, ecco, mi dà la forza di pensare che forse un po' di dignità a questo ragazzo gliel'abbiamo restituita, che forse quella luce che mi chiedeva l'avvocato di accendere, ecco, si è accesa, ma non solo sulla strada della verità, ma anche nella coscienza delle persone. E che poi oltre alla giustizia ufficiale esiste anche, così come mi diceva l'avvocato, una giustizia popolare, la giustizia della gente che nel cuore riesce a sentire, a sapere, a elaborare quello che la giustizia ufficiale non è riuscita a fare. L'unica cosa che però noi dobbiamo sapere, ed è qui che nasce il dolore di chi l'ha conosciuto, di chi gli ha voluto bene o anche solo di chi ha vissuto anche attraverso la televisione tutto quello che è accaduto a Marco, è che lui per quel giorno di Madonna di Campiglio c'è morto, perché quello squarcio che si è aperto nella sua coscienza quel giorno non si è mai più rimarginato. È vero. E se alcune cose sono successe nella sua vita, e mi riferisco alla discesa negli inferi della cocaina, non era certo né per divertirsi né per sballare né per far festa, ma per trovare un modo di anestetizzare l'anima, di anestetizzare un cuore che aveva uno squarcio dentro di sé che non si poteva colmare. Parli di persone che gli hanno voluto bene. Ce n'è una in particolare che secondo me gliene vuole ancora adesso tantissimo, sua mamma. Mamma Tonina, il rapporto che hai con mamma Tonina credo sia incredibile. Beh, mi fa piacere quando mi scrive, però poi Tonina ha un bel carattere vulcanico, e però dobbiamo considerare una cosa, che il dolore più grande che una persona possa provare è sopravvivere ai propri figli o vederli morire. E lei l'ha visto morire due volte, a Campiglio, quando hanno ucciso il campione, e a Rimini, dove hanno ucciso Marco. Poi ognuno la può pensare in mille modi. E lei ha dovuto anche subire e sopportare l'onta di sentire la gente che ne parlava come di un suicida, il classico tossicodipendente che sbaglia la dose. Ecco, lui non ha sbagliato niente, perché poi Marco non è morto come spesso accade, con l'ago nel braccio perché c'è un over... No, Marco è morto, lo spiego anche se non è chiaro forse per tutti, perché gli è stata trovata della cocaina nello stomaco. Lui ha ingerito della cocaina.
parte che per ingerirla uno deve avere la ferma intenzione di uccidersi, farla finita, e ripeto, chiunque lo conosce sa che non è così. Mangiare la cocaina è impossibile, perché è come prendere della farina, ti si impatacca in bocca, poi ha anche un potere anestetico, per cui ti si addormentano anche i muscoli della gola, non riesci nemmeno a deglutire. Per cui una delle ipotesi, visto che è conclamato che lui è morto perché l'ha mangiata, almeno per i primi due periti, per il terzo perito invece è una concausa tra i medicinali, gli ansiolitici che lui prendeva in combinazione con la cocaina. Però per i primi due periti, quello che ha fatto l'autopsia e il secondo, il perito di parte, lui muore perché ingerisce una quantità elevatissima, addirittura il primo ha detto 6 volte superiore a quella letale per un uomo, di diverso avviso, come vi ho detto, l'ultimo, però sono pareri scientifici. Però il perito di parte della famiglia Pantani ipotizzava che uno dei sistemi potesse essere stato quello di sciogliere della cocaina in un bicchiere e costringerlo a buttarla giù, perché quello è il modo più semplice. Un altro modo che è stato trovato sulla scena del delitto era quello di mettere la cocaina in un bollo di pane e buttarselo giù. E difatti di fianco al suo corpo, nel primo libro che c'è anche qui, Pantani è tornato, avevo messo la fotografia proprio di Marco, con questa noce, una specie di noce, come fosse una pallina da tennis, la grandezza era quella, di pane e cocaina trovata di fianco al corpo. Peccato, nel libro lo scrivo, che i primi infermieri entrati in quella stanza e che hanno soccorso Pantani ancora prima dell'arrivo della polizia, di quella pallina non ne hanno trovato traccia. Anselmo, che era uno degli infermieri, il primo che è intervenuto, e io sono stato la prima persona con cui lui ha parlato, ho rispettato la sua voglia di rimanere in silenzio fin quando lo avesse ritenuto opportuno, lasciandogli la porta, la mia porta aperta, nel momento in cui avesse voluto raccontare in prima persona quello che è accaduto. E 7 anni fa abbiamo mandato in onda alcuni passaggi della sua intervista, nel libro ne riporto molti altri. In sintesi, Anselmo dice: quando io sono arrivato, quella pallina di fianco al corpo di Pantani non c'era. E tenete presente che Anselmo lavorava in uno spazio largo poco più di quello che c'è tra le due sedie, perché Marco era riverso a terra tra il suo letto, nello spazio che c'era tra il letto e la balaustra che poi dava sul piano di sotto, per cui era poco più largo di quello. E Anselmo, quando mi dice perché ho la convinzione che quella pallina non ci fosse, perché io e gli altri due infermieri siamo rimasti circa mezz'ora su quel corpo in uno spazio largo così, e se ci fosse stata una pallina, un bolo di elemento assolutamente dissonante rispetto al contesto in cui si trovava Marco e la situazione complessiva, dice, noi non solo l'avremmo notata, e c'erano non solo i miei due occhi, ce n'erano 6 complessivamente, più quelli, ma diceva un po' più indietro, della dottoressa. Quindi teoricamente 8 occhi su quella scena, su quello spazio molto piccolo. E in mezz'ora nessuno di noi ha visto quella pallina. Ma non è che non l'ha vista, la pallina non c'era. Anche perché lui dice, noi, oltre eventualmente ad averla notata, quando stiliamo il nostro referto, abbiamo l'obbligo di segnalare nel nostro rapporto la presenza o di oggetti strani o di cose riferibili a sostanze stupefacenti. Per cui noi abbiamo l'obbligo di stilare qualunque cosa, e dice, noi non abbiamo scritto niente perché quella pallina non c'era. Qualcuno dice che poteva essere sotto il corpo, e lui mi rispose, sì, ma una pallina di pane, se va sotto un corpo, cosa fa? Si schiaccia. Cosa ulteriore, teoricamente un bolo, poi usualmente quando noi mangiamo una pietanza buona, no? Alla fine, se ci è piaciuta particolarmente, a Milano la chiamiamo la scarpetta, no? Anche qua, ecco, anche qui. Con cosa la facciamo la scarpetta? Col pane e la mollica, perché la mollica cosa fa? Assorbe. Esatto. La stessa cosa che fa col sugo la fa col sangue. Sì. Per cui se io mi immagino un uomo che
sputa fuori da una bocca completamente piena di sangue, in una pozza di sangue che oltretutto faceva spessore. Normalmente che cosa accade? Di che colore mi aspetto di trovare questa palla, almeno in parte? Di qualsiasi colore, ma non bianca. La pallina era al 98% bianca. Quindi la prima cosa che ci viene da pensare qual è? Che quella pallina, oltre a tutto il resto di cose che non tornano in quella stanza, sia stata piazzata di fianco al corpo di Pantani quando il sangue non era appena uscito, era già raffermo, come prova provata, che non prova un bel nulla, che a un certo punto lui si sia messo a mangiare pane e cocaina nel suo delirio psicogeno. Altro particolare strano, dissonante e in rotta di collisione con questa tesi è che lui, teoricamente mezz'ora prima di morire, chiama la reception per dire: per favore, potete chiamare i carabinieri che c'è gente che mi disturba. Esatto. Per cui uno in preda a un delirio psicogeno che ribalta la stanza, lancia oggetti ovunque, poi chiama con voce tranquilla, chiamate i carabinieri. Altre cose che non tornano è che, come ho già scritto nel primo libro, ci sono oggetti lanciati ovunque ma non c'è nulla di rotto. Uno specchio divelto dal muro a terra con una sedia sopra, assolutamente intatto. Un televisore lanciato a 2 metri, assolutamente intatto. Nessuno ha sentito niente. Cioè, se io mi metto, arrivo qua e comincio a buttare per terra libri, se magari c'è una stanza di fianco con delle pareti non molto spesse, come spesso accade nei residence, beh, magari un po' di frastuono normalmente accade. Quindi dovrebbe aver devastato la stanza, ma nessuno ha sentito frastuolo. Si è messo a lanciare mobili, robe ovunque, ma non c'è nulla di rotto. Certo. Dovrebbe aver mangiato pane e cocaina, peccato che quel volo, quando sono arrivati i primi soccorritori, non c'era. Ma di cose che non tornano ve ne potrei citare una trentina. Nel libro ne ho citate alcune, che però fanno capire, credo, abbastanza bene, come la tesi "nessuno è mai entrato e uscito da quella stanza" faccia veramente acqua da tutte le parti. Andando quindi verso... è l'ennesima ingiustizia patita da un uomo che in quella stanza ha perso la vita. Vero. E da una famiglia che ancora oggi soffre per la perdita di un figlio e l'unica cosa che chiede è la verità. Una verità che non è mai arrivata. Certo. Noi, insomma, da giornalisti, quello che possiamo fare è ricercare una verità popolare. Vero. E restituire a chiunque la possibilità di farsi una propria idea. Io non arrivo e non ho la pretesa di convincere nessuno, ho, come dire, la voglia, un po' il coraggio, perché insomma un po' di insulti nel corso degli anni li ho dovuti sopportare, e, però la voglia di dare a ognuno di voi, a ognuna delle persone che avranno la voglia, la pazienza di leggere queste pagine, come dire, di farsi un'idea e magari di attivare quella giustizia popolare che è l'unica cosa che posso fare per un mio amico che non c'è più. Andando verso la conclusione, a un certo punto si dice che gli amici con la A maiuscola sono dei gran patacca. E quindi credo che questa sera siamo tutti veramente dei gran patacca. O no? Che dici? Sì, sì. Beh, poi io ho passato tanto tempo in Romagna e patacca è, come dire, un po', come dire, non farlo stupidotto, non fare il patacca, non farlo stupidotto. Però ha anche un'accezione, come dire, molto affettuosa. E quindi patacca era il modo in cui Giumbo, uno dei più cari amici di Marco, assieme a tanti altri, definiva questo ragazzo. Ed è gente, voi pensate che Giumbo, Stefano Bagnolini, Michel Del Vecchio, tutti i ragazzi che hanno condiviso con Marco, quando erano un po' più giovani, un percorso della loro vita, ma quasi sempre fuori dalle corse. E questo Giumbo fa una cosa tutti gli anni, assieme agli altri che si chiamano i Pirati, e insomma mi rendo orgoglioso il fatto che loro mi considerino uno di loro, e che mamma Tonina, ritornando a quello che mi dicevi prima, mi consideri uno di famiglia.
quando Tonino mi dice che per me sei un po' come un altro figlio acquisito. Immagino. Anche perché, insomma, credo che in tanti anni, credo di non averla mai delusa, di non averla mai tradita, e insomma non c'è stato mai uno screzio, mai un battibecco, ma solo e soltanto perché ho sempre cercato di rispettare lei e suo marito Paolo, che è il papà di Marco, e questo libro è dedicato a loro, a Tonina e Paolo. Scusate, però che cosa si è inventato Giumbo? Quando è morto Marco, lui a un certo punto ha detto: ma perché noi dobbiamo tutti gli anni celebrare il giorno della morte? Noi, da adesso che Marco non c'è più, ma per noi c'è sempre, vogliamo celebrare tutti gli anni il suo compleanno. E loro la sera del suo compleanno, a gennaio, periodo abbastanza frescolino, tutti gli anni vanno sotto il monumento che c'è a Cesenatico e festeggiano con mamma Tonina che prepara le piadine, loro che portano la torta, lo spumante, loro che nevichi, scenda la pioggia. Solo là? Solamente là, perché poi capitano delle cose strane sempre in quella sera. Poi insomma a volte sono capitate cose strane, però loro tutti gli anni là celebrano la notte il compleanno di Marco Pantani. Tante volte nevicava, poi Giumbo ricorda che insomma spesso sono successe cose strane, perché a un certo punto partono dei colpi di vento improvviso quando fino un attimo prima non c'era niente. Una volta arrivava una loro amica disperata perché stava nevicando, quando finita d'aria a un chilometro non c'era niente, e però loro li leggono come segnali. Beh, devo dire che in tante occasioni come queste, soprattutto quando c'era Tonina, è sempre successo qualcosa. Cioè, o a un certo punto mandavamo un filmato e dalla cassa cominciava a uscire tutt'altro. Una volta a Cesenatico, senza che nessuno la toccasse, è volata, c'era un manichino con la maglia di Marco, è volato per aria. Un'altra volta, sempre a Cesenatico, anche lì dalle casse ha cominciato a uscire, però ormai non ci facciamo più caso e tutte le volte ci guardiamo io e Tonina in faccia e diciamo: oh, è lui, cioè è lui. Adesso però non andiamo troppo perché magari succede anche qualche cosa. Succede anche qualche cosa. Bene. L'altro libro, il primo, io ho capito che dovevo scriverlo perché ero a casa e a un certo punto dalla mia libreria, anzi io all'inizio ho sentito un tonfo, boom, di sera, la botte. Morissi ora se non è vero. Sento una botta, boom! Dico: oddio, poi insomma in casa sono sempre un po' preoccupato che qualcuno... Giro, non trovo niente. A un certo punto nel mio studio vedo per terra un libro. Era caduto dalla libreria e per terra c'era un libro. Vado a prendere il libro ed era il libro scritto da Filippo Brunel su Marco Pantani. E io stavo ragionando sui valori di Ematocrito, stavo pensando se iniziare a scrivere qualche cosa che approfondisse questa cosa, e nel momento in cui ne stavo parlando un libro è volato fuori dalla mia libreria ed è caduto per terra, e casualmente quel libro era il libro di Brunel su Pantani. Incredibile. Poi uno può anche non crederci, io in quel momento l'ho letto come il segnale che quei ragionamenti, ci stavano, quelle idee, quella voglia di verità dovesse andare avanti, dovesse trasformarsi in un libro, e quella promessa fatta a Tonina anni prima: Tonina, restituirò dignità a tuo figlio, dovesse essere intrapresa con tutta la forza che avevo in corpo, e così è stato in tutti questi anni. Concludendo, l'ultima domanda che faccio, perché questa è l'ultima fatica che ha fatto Davide, poi ne ha fatta una penultima, che è quella del terzo libro, In fuga. E In fuga può sembrare una cosa strana, In fuga è quando uno ha paura e scappa, In fuga invece è quando uno ha il coraggio di farla e di scattare. Marco era così, sì. Quando faceva quelle fughe interpretava se stesso, ed è proprio lì che mi dice: io devo andare perché è la mia vita, è la mia vita. E se c'è un motivo, ed è quello che cerco di spiegare a tutti,
E nel libro spiego perché mi incavolo come una bestia quando sento la solita frase: eh sì, però quel ragazzo era un debole. Col cavolo, se mi passate l'espressione, Marco aveva sotto due aggeggi e lo ha dimostrato in mille modi. Cioè, uno che ritorna non solo a camminare, ma a correre e vincere quello che ha vinto lui dopo che si è frantumato una gamba, non può essere un debole. Quello che ha fatto lui, ieri mi chiedevano: ma perché ha detto abbrevio la mia agonia? È perché noi lo vedevamo andare a mille all'ora, ma per andare a mille all'ora sottoponeva il suo corpo, la sua, a una fatica indicibile. Certo, il suo talento, la sua classe portava noi ad ammirarlo, ma per fare quelle robe lui si sottoponeva a degli sforzi mostruosi, ma lo faceva, e lo faceva con la voglia di rifarlo subito il giorno dopo, perché il ciclismo era la sua vita, non era uno sport, non era un mestiere, una professione. Lui era nato per andare in bicicletta, e quando a Madonna di Campiglio lo hanno cacciato, trasformandolo in un minuto da re a reietto, non gli hanno strappato la maglia rosa, soltanto tolto un giro d'Italia, gli hanno tolto la vita, il cuore e l'anima. E quando tu a un uomo gli togli il cuore, non è più se stesso. Lui ha provato a reagire, ha provato mille volte. Ragionavo ieri sera, proprio parlando con lettori, persone come voi, che se un errore persone come me, come i suoi amici hanno commesso, è quello di pensare che era talmente grande che sarebbe stato in grado di superare quella roba che gli avevano fatto. E invece è stato un errore che abbiamo commesso, perché quella roba è stata talmente lacerante che, nonostante la sua forza immensa, lui non è riuscito a superare. È vero. Che dire, grazie.